come se veramente pensavo, sinceramente. Stai. Non è che esco da una scuola. No, sto riferendo a fare che
ringraziare soprattutto le donne della Prolo, le consiglie della Prolo che hanno organizzato e fatto tutto quello che gli avete. È un'opera femminile. Io mi tengo qui per lasciare spazio a loro. Grazie mille e auguri a tutte le donne. Allora, perché in questo momento? È incominciata così. Due anni che volevo fare il personaggio che era nominato Barzagli. Avevamo un ottimo artista in sede, perché mi avevo nominato. Dopo che due anni che ha capitato, sono ricominciata tanto quest'anno, Renata, qui per il grande personaggio. E consentitemi che la parola con voi, in occasione della giornata internazionale della donna, che ricorre l'8 marzo, dedicare a tutte le donne un omaggio attraverso una nostra tela. Quest'anno il nostro è un omaggio floreale e a rappresentarlo ci sono i nostri bravi lavoratori, le nostre bravi decoratrici che con la loro arte hanno arricchito le più belle dimore di tutto il mondo. Ciò che caratterizza i decoratori è la sorprendente abilità esecutiva. Il lavoro artigianale è fatto di passione, abilità e fantasia. Questi artigiani, con le loro competenze e le loro storie di vita, rappresentano un patrimonio unico e prezioso. Per questo, come tutte le attività che allestano scomparendo, le loro opere vanno tutelate e salvaguardate. Seda è stata protagonista e discussa in questo settore artistico, come storia di botteghe di prestigio ricercate in tutto il mondo. A partire da Umberto Caini, capostipite di una generazione di decoratori, si succedono delle vere e proprie botteghe di scuola, ognuno con il proprio inconfondibile stile e la propria specializzazione. Da non dimenticare l'apporto professionale e qualificante del centro di formazione professionale Giuseppe Ferrani di Meda, che ha preparato una larga fila di decoratori e che ora, ahimè, è costretta a rinunciare al corso di decorazione, tra l'altro a me tanto caro. Una tradizione quindi che si sta perdendo, o che speriamo si stia evolvendo. Ma questa è una bella occasione per ritrovarsi e per far conoscere le vedi di arte della decorazione. I fiori sono tra i soggetti più presenti nella storia della cultura di tutti i tempi e sono stati rappresentati da numerosissimi artisti secondo i fiori e un'infinità di tutto diversi. Da sempre simbolo di sentimenti, dello sbocciare della vita e della rinascita, sono tradizionalmente associati all'universo femminile e spesso utilizzati per sottolineare la dolcezza e le bellezze delle figure femminili. Il legame che c'è tra donne e fiori è un tema appassionante e molto rappresentato in pittura nel corso dei secoli. I Romani, un popolo di conquistatori e di grandi imperatori, non disdegnavano affatto riempirsi le domus di piante e fiori affrescati sulle pareti. Nel Medioevo abbiamo fiori in abbondanza a decorare le pagine dei codici miniati. Nel Rinascimento abbiamo l'esempio eclatante della primavera di Botticelli, un tripudio di fiori, decine di specie diverse dipinti con occhio da botanico. Infatti il dipinto contiene circa 500 specie vegetali, delle quali 190 fioriti e 70 ciuffi tra graminacee e altre erbacee. E poi i fiori di Leonardo, sia disegnati con l'occhio dello scienziato che dipinti con la mano dell'artista. Nel 600 la natura morta giunge al culmine, i fiori diventano protagonisti dell'opera. Decine di maestri fiamminghi dipingono composizioni floreali
con un'incredibile dovizia di particolari e una perizia straordinaria. Questi bouquet, su fondi scuri, esprimono molti significati simbolici, richiamando l'idea della fugacità della vita, della bellezza e dei piaceri terreni, la vanitas. Con gli impressionisti, il tema dei fiori è tra i privilegiati. Pensiamo a Renoir, a Manet, alle ninfe di Monet, ai girasoli di Van Gogh, luce e colore. Parlando di fiori, non possiamo trascurare l'Art Nouveau, lo stile floreale per eccellenza. E concludiamo questo excursus con la pop art di Andy Warhol, che trasforma i fiori in immagine grafica, decorativa, con molte varianti di colore. E poi con la visione decisamente più tormentata di Egon Schiele, prova che anche i fiori racchiudono un'anima quando sono rappresentati da un animo sensibile e poetico. Ogni artista, attraverso i fiori, rivela la propria anima. Fiori come fonte di ispirazione. La pittrice Frida Kahlo disse: dipingo fiori per non farli morire. Fiori come simbolo di pace, da mettete dei fiori nei vostri cannoni, a Sag mir, wo die Blumen sind, è il titolo tedesco di una canzone contro la guerra resa celebre da Marlene Dietrich negli anni 60. Ditemi dove sono i fiori. Fiori che dovrebbero essere colti durante giornate di spensieratezza, ma che anche oggi ritroviamo sulle tombe dei caduti. Quando capiremo? Fiori immortali dunque, come tutti i fiori che potete ammirare in questa mostra. Mostra di dipinti, di fotografie, di poesia. Perciò, grazie a tutti i maestri artigiani che hanno messo a disposizione le loro pregevoli opere, agli amici dell'arte per il loro contributo appassionato e la loro grande disponibilità, ai fotografi del Circolo Fotografico Acri, che ci regalano emozioni con occhi diversi, sensibili e attenti, ai partecipanti al corso di disegno dell'Unitre di Mieda, che ognuno con le sue capacità ha voluto dare il proprio contributo pittorico. Grazie a Franco Rimoldi, docente del corso di bonsai presso l'Unitre di Mieda, per la cura e la ricerca del particolare nelle sue creazioni, una vera e propria arte. Ringrazio Nicoletta Roa e Felice Snaghi per la loro memoria storica, a Dario Caini, figlio di Umberto, per la sua gentilezza e al parroco per averci messo a disposizione il dipinto di Sant'Agata di Umberto Caini. Ricordo anche a tutti i presenti che martedì 8 alle ore 20:30 le decoratrici Laura Cassina e Chiara Costanzo faranno una dimostrazione di tecniche pittoriche e grafiche inusuali a cui siete tutti invitati. Grazie. Forse sono stata un po' lunga, ma devo ancora un minuto e mezzo, ho bisogno. Perché Enrico Galimberti, vicepresidente della Proloco, che scrive poesie in dialetto medese, ne ha scritta una per l'occasione. E siccome mi vuole bene, ha deciso di farla leggere a me, nonostante il mio dialetto molto maccheronico. Vabbè, ci provo. E di sul verso proverbi, all'oro la pacienza e alla donna i sacrifici. Da amise, da muruse, mie, mam, e poi per finire minga contente del bene che la regala tutti, le nonne. E anche in sci le dà tutto il suo bene, per tutta la vita, senza fare un mur e sempre vedere un pass. Già prima de nas, già le vor bene, le divento un rifugio sicuro per i nostri debolezze, e tra i tanti atti d'amour le insegna il perdon. Le buona le sacrifica la sua vita per salvarle un'altra, ma biancamanda assassini, che pare ingiusticabile, inspiegabile, ma nero pensiero di roba la vita. I don, in la bellezza del creato, anche se purtroppo tantissimo, anche mo, vede la donna come un essere inferiore,
Malele merita un posto in primo piano perché du Malele, tra i dolori, le regala la vita. E stasera finirà la sua festa, ma per me lei deve festeggiare in di nostro cuore tutti i comunale che ci ha messo a disposizione la sala e invitiamo l'assessore Fabio Mariani con noi. Grazie Renata, grazie a tutti, che bello rivederci ancora in tanti, speriamo che sia la prima di tante mostre o appuntamenti culturali che da qui in avanti avremo ancora. Grazie alla Prolog dove mi sono impegnati per ritrovare quella che mettere insieme quella che è tradizione, arte e cultura di Mena maggiormente, si rifà al mondo dell'allenamento, quindi il mondo della decorazione che per deformazione professionale conosco bene, anche qualcuno che personalmente, quindi che con un po' quello che per noi è lavoro, quello che nel mondo è l'arte, che non si vedono anche dove vengono prodotte queste cose nei vari laboratori, che aggiungo una cosa sulla decorazione, vediamo un po', decorazione porta dignità, in questo caso al mobile, dà qualcosa in più che siano armadi, sedie, poltrone o quant'altro, dignità stessa che anche nella dignità del lavoro di chi non tanto produce ma esprime quelle che sono le proprie, anche proprie emozioni, anche magari nelle varie decorazioni dove architetto sull'architettura danno anche libero spazio, libero arbitrio a una condizione floreale piuttosto che paesaggi o anche più semplici sagome o cose in oro che danno qualcosa in più, sono che poi mostrato perché fa parte della mia vita questo anche normalmente. Quindi ritrovarci qui insieme a celebrare anche quello che per tanti è solo un lavoro magari visto in maniera negativa molte volte, ma in questo caso viene portato proprio a luce propria quello che è la vita di ognuno e anche tante famiglie che hanno vissuto e stanno vivendo su questa professione. Anche l'appuntamento dell'8 marzo, giornata della donna, ricordiamo anche perché l'8 marzo è nato anche questo da una tragedia, quindi da qualche parte anche dove si sprofonda nel buio si può trovare una crescita, un aumento per trovare anche quel sole che serve anche per far crescere i fiori insieme all'acqua. Il mio ringraziamento, il mio augurio è di continuare, che ci siano tanti che visitano questa mostra, tante mostre ancora che la Proloco organizzerà e anche a tutti quanti vogliono dare una mano, sia loro che a tutte le associazioni di Mieda che ci sono, a farsi avanti, a chiedere perché c'è spazio per divertirci e per lavorare per tutti. Buona continuazione, buona domenica, arrivata a te. Grazie. La mostra, ci sono diversi espositori per cui potete chiedere, penso che tutti si mettano a disposizione giusto per il pubblico a spiegare i propri lavori. In linea di massima comunque abbiamo tenuto come organizzazione questo spazio con i decoratori, diciamo con la decorazione classica e invece con qualche innovazione, mentre di sopra alle mie spalle sono le fotografie del circolo fotografico, a seguire gli amici dell'arte e il corso di disegno Unitre. Grazie. No, adesso la presentazione è finita, però vorremmo consegnare a tutti gli espositori, a chi ha partecipato, un attestato di partecipazione, quindi verranno chiamati una volta. Laura Castelli.
signorina. Fratello. Poi abbiamo Angelo Colombo e Umberto Caini per il... Ritira il figlio Dario Caini. Poi. Unitre Meda, Associazione Amici dell'Arte. Circolo Fotografico Archi di Medese. Il Centro di Formazione Professionale Giuseppe Terragni Meda. Grazie a voi. Allora, invitiamo a visitare la mostra. Sul tavolo qui davanti ci sono opuscoli che potete tranquillamente prendere. Avviso che nella serata di martedì 8 marzo ci saranno in distribuzione anche dei gadget degli amici della biblioteca, della Mediateca, segnamenti in particolare. Siete invitati tutti a venire per la serata. All'ingresso trovate un mattone, se avete piacere scrivervi alla Proloco, siamo a disposizione. Grazie e buon